Amici, ripartiamo alla grande con Casa Azzurra. Ed Elia Quagliola questa sera, in una serata meravigliosa di primavera, ci ha accolto da veri re. E lo ringraziamo per la sua gentilezza, cordialità. Poi la storia di Elia è una storia già nota, una storia di una persona che ha girato il mondo, che ha lavorato nella moda e che oggi vuol portare la sua sensibilità nella ristorazione, ormai da 10 anni. È vero che cerco di fare qualcosa per far sentire coccolati i miei clienti, che sono marchigiani doc, e mi hanno convinto a diventare un po' marchigiano anch'io. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che, come diceva Einstein, le crisi servono perché sono un'occasione per ripensare in modo diverso alla quotidianità. Non fa piacere a nessuno perché ha un costo elevato, non debba essere sprecata. Penso che sia utile per considerare dei modi nuovi per affrontare con serenità un mestiere vecchio come il mondo, che è quello di dar accoglienza a tutti i clienti e a tutte le persone che desiderano averla. Io sono una fan di Elia. Una fan? Di dove? Una grandissima fan di Elia. Di dove? Di Macerata. Maceratese? Qui vicino. Sì. Quindi una cliente abituale dagli inizi? Sì, una cliente storica, sai? Sì, diciamo dagli inizi, una fedelissima, sì.